Credo che molti di voi abbiano già sentito parlare dei Bitcoin. Io ho già fatto anche altri video che spiegano cosa sono e come funzionano. Però non so se tutti sanno che la vera portata rivoluzionaria del Bitcoin non sta nel Bitcoin stesso, cioè nella criptovaluta, in questa moneta digitale, moneta virtuale. In realtà, la vera rivoluzione sta nella tecnologia di fondo su cui è basato il Bitcoin. Questa tecnologia di fondo si chiama blockchain. Ma cos'è questa blockchain? Ecco, purtroppo è un concetto un po' complesso. Io cercherò di spiegarvelo in parole povere sperando che si capisca, altrimenti, come al solito, scrivetemi perché tanto io rispondo sempre a tutti. Ebbene, la blockchain tecnicamente è una base di dati distribuita, una cosa un po' tecnica, un po' complicata. Adesso cercherò di spiegarvela. Avete presente quando vi connettete via internet al sito della vostra banca? Cliccate e vedete il saldo del vostro conto corrente. Ebbene, tutti i dati che riguardano il vostro conto corrente, quindi tutti gli incassi e i pagamenti che avete avuto, la cui somma finale dà il saldo che vedete, stanno su un database del sito della banca, quindi la banca avrà dei propri server e su questi server c'è un database in cui ci sono scritte tutte queste transazioni. Qual è il punto? Il punto è che teoricamente la banca può andare e modificare i dati in questo database, poi non lo fa perché altrimenti tutti i dati verrebbero sfalsati e ci si accorgerebbe ovviamente di eventuali errori, però in teoria sarebbe possibile farlo. La blockchain è stata inventata proprio appositamente per impedire che qualcuno possa modificare dati di questo tipo. Solo che quando un database è installato su un server, chiunque abbia accesso a quel server può modificare il database. Non c'è proprio modo di impedirlo. Se uno ha accesso ad un server su cui c'è un database, può modificarlo. Ma allora, perché la blockchain è diversa? Perché la blockchain non sta su un server. Sta su decine di migliaia, centinaia di migliaia di computer diversi installati in giro per il mondo. Cioè non è un database che sta su un computer, ma è un database distribuito che sta su talmente tanti computer che è assolutamente impossibile andare a modificarlo. Anzi, è stato proprio addirittura calcolato che non è proprio fisicamente possibile andare a fare una modifica sulla blockchain proprio perché bisognerebbe modificare così tanti computer con il consenso degli stessi, cioè bisognerebbe mettersi d'accordo tra tutti i computer su cui è installata la blockchain e andare a fare la modifica su tutti i computer. Questa modifica sarebbe talmente complessa, talmente impegnativa che non è proprio fisicamente possibile. In poche parole, se qualcuno lo volesse fare, dovrebbe investire una cifra esorbitante che praticamente è impossibile da avere. Detto in altri termini, la blockchain è una base di dati distribuita inviolabile e pubblica, cioè è possibile andare a vedere questa blockchain. Ora vi faccio vedere come si fa. Se andate sul sito bitcoin.org, trovate il sito del Bitcoin in cui potete vedere cos'è. Come funziona, come si può usare, scegliere un vostro portafoglio per iniziare a acquisire Bitcoin, oppure cliccando su innovazione potete vedere quali sono le caratteristiche peculiari del Bitcoin, vedete? Mentre se qua dentro su questo sito non c'è, non vedete la blockchain, mentre invece se andate sul sito blockchain.info vedete la blockchain. La blockchain è questa qua. Questo è un sito, ce ne sono tanti altri, è un sito che semplicemente mostra questa base di dati distribuita. Questi sono i dati che ci sono dentro la blockchain dentro questo database distribuito. Questi sono dati che arrivano da questi decine di migliaia, centinaia di migliaia di server di computer che stanno in tutto il mondo su cui gira questa blockchain. E potete vedere qua le ultime transazioni. Perché come funziona la blockchain? Funziona semplicemente andando a scrivere nuove transazioni, cioè tutte quelle che sono già state registrate non si possono modificare. Nella blockchain ci sono tutte le transazioni fatte da sempre con i Bitcoin, quindi fin da quando è nato nel 2009, quindi stiamo parlando di milioni, 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 miliardi di transazioni. Ogni volta che qualcuno invia dei Bitcoin o lo riceve, viene registrato sulla blockchain. Vedete, queste sono le ultime transazioni. Vedete il numero della transazione, che è il primo dato, e vedete quanti Bitcoin sono stati trasferiti.
Ora, la cosa interessante, come vi dicevo prima, è che non solo questa blockchain, questo database distribuito è inviolabile, cioè una volta che queste transazioni sono state registrate, nessuno potrà mai cambiarle, ma è anche pubblica. Vedete, io non sono collegato a questo sito, potete andare anche voi a vedere la blockchain. Quindi è una tecnologia che consente di certificare tutte le transazioni, in questo caso di Bitcoin, e quindi permette di gestire in modo pubblico e online tutte gli scambi di Bitcoin. Ora, perché questa tecnologia è così rivoluzionaria? Beh, principalmente per tre motivi. Il primo motivo è che è inviolabile. Cioè è sicura, molto sicura, estremamente sicura. La blockchain è più sicura dei siti delle banche. In poche parole, il Bitcoin è un sistema di scambio di moneta ultra sicuro, ancora più sicuro di quello che utilizziamo comunemente quando ci colleghiamo al sito della banca. Secondo motivo, le transazioni gestite con blockchain sono praticamente immediate e estremamente economiche. Addirittura, nel caso del Bitcoin, sono gratuite. Voi lo sapete che se andate sul sito della vostra banca e fate un bonifico, beh, il bonifico costa. Costa 1 euro se lo fate in Italia, costa di più se lo fate nei confronti di banche estere. Ebbene, con la tecnologia del blockchain, le transazioni, cioè se voi inviate un bitcoin a qualsiasi parte del mondo, il costo è zero e la transazione è istantanea, non come il bonifico che arriva un giorno dopo. Ma il terzo motivo è quello che rende la blockchain così straordinariamente rivoluzionaria, è che è una tecnologia che non si applica solo ai bitcoin. Attualmente viene applicata sui Bitcoin, ma si può applicare a qualsiasi tipo di transazione. Sto parlando di qualsiasi tipo di transazione in giro per il mondo. Ad esempio, la blockchain potrebbe essere utilizzata per gestire le transazioni di immobili o di terreni, cioè potrebbe sostituire il catasto. Avete presente, no? Dove sono registrati i terreni e gli immobili. Ma potrebbe anche essere utilizzata, ad esempio, in borsa. Sapete che quando voi fate delle transazioni in borsa via computer pagate una percentuale, un fee, una commissione. Ebbene, con la blockchain si potrebbero eliminare completamente le commissioni sulle transazioni bancarie. Ma non solo, si può applicare a qualsiasi tipo di transazione in cui debba essere verificata la proprietà di chi invia il bene e di chi lo riceve. Quindi ha un potenziale di applicabilità quasi infinito. Il potenziale della blockchain è tale che si stanno interessando a questa tecnologia tantissime aziende, soprattutto nel campo della finanza, stanno investendo tantissimi soldi proprio perché è una tecnologia che ha delle caratteristiche assolutamente uniche, come si dice in gergo è disruptive, cioè sta per cambiare, sta per modificare profondamente in modo anche crudo, violento, ciò che già abbiamo tutte molte delle tecnologie che già utilizziamo e sicuramente avrà moltissime applicazioni. Potrà essere utilizzata, che ne so, per pagare online tramite e-commerce oppure per prenotare, che ne so, un taxi piuttosto che un biglietto ferroviario. Potrà essere utilizzata per lo scambio di veicoli. Quindi, ad esempio, avete presente il pubblico registro delle automobili? Potrebbe essere sostituito da una blockchain. Può essere utilizzato per qualsiasi scambio di proprietà. Ad esempio, anche la SIAE potrebbe essere sostituita con una tecnologia basata su blockchain. Può cambiare tutto proprio perché, come dicevo prima, è inviolabile, quindi è super sicura, è molto efficiente perché è veloce e molto economica, addirittura in alcuni casi gratuiti, e può essere applicata a qualsiasi transazione. Quindi si dice che nei prossimi 5-10 anni la blockchain rivoluzionerà il mondo delle transazioni economico-finanziarie. Staremo a vedere, io spero di avervi spiegato in parole povere di cosa si tratta. Sappiate che se volete approfondire l'argomento è molto tecnico e anche parecchio difficile. Se chi non ha una buona conoscenza di informatica può fare una certa fatica a comprendere come funziona poi realmente, profondamente questa tecnologia. Le cose importanti sono comunque quelle che vi ho detto. Come vi dicevo prima, se volete potete sempre contattarmi, scrivermi via email perché io rispondo sempre a tutti. Ciao!